ha inaugurato la Casa della Ceramica di Faenza, il punto vendita lungo inseguito dove riunire in pieno centro quasi tutti i ceramisti della città. Spazio Ceramica Faenza non è altro che un'evoluzione del temporary shop della ceramica che da anni veniva allestito nel centro storico in occasione delle festività natalizie. Ora l'idea è di dar vita ad un punto vendita strutturato e non più temporaneo. I prossimi mesi serviranno per trarre un primo bilancio e capire se il negozio, con doppio ingresso da via Pistocchi e da Piazza Nenni, potrà funzionare o meno. L'idea è di partire concretamente, fino a fine febbraio ci siamo presi l'impegno di provare questa nuova esperienza che è il superamento e l'allargamento del laboratorio Temporary Shop. Anno dopo anno l'esperienza natalizia ci dava sempre più soddisfazioni e noi sentivamo il bisogno di fare un passo avanti, di centrare un obiettivo nuovo. Chiaramente è molto complicato, è complicato per tanti motivi, anche proprio logistici, organizzativi, la vendita, la parte espositiva. Siamo riusciti a incastrare tutti i soggetti, c'è il comune che è proprietario degli spazi, che investe su questi spazi, c'è Ente Ceramica. Ci sono le associazioni diffuse che collaborano con noi e ci sono i ceramisti che hanno deciso di vivere questa sfida. Ceramisti che sono qui in modo permanente, mi auguro, uno di fianco all'altro, a raccontare di una squadra, cioè una città nella quale l'identità di comunità, della comunità ceramica viene prima delle singole identità. È un concetto molto forte. Pochi giorni fa nell'Assemblea dell'Associazione Italiana Città delle Ceramiche ho raccontato questo progetto, che lo terremo monitorato. L'obiettivo, se entra bene, è provare nel 2022 a individuare un paio di città italiane dove emularlo, provare a farlo anche lì. Quindi, ancora una volta, un'esperienza pilota che nasce da Faenza, è un'esperienza laboratoriale sì, ma che ha già 7, 8, 10 anni di lavoro alle spalle. Prima della ricostruzione dell'ente ceramica, di abituarsi a lavorare insieme tutti i giorni, poi in una dimensione temporale anche lo spazio commerciale, ora questo passaggio. Ovviamente Ente Ceramica non nasce come un consorzio di natura commerciale, da subito è nato per occuparsi della cultura, dell'immaginario ceramico, della promozione, della valorizzazione e di costruire reti e connessioni tra la ceramica faentina dentro Faenza, in regione, in Italia e nel mondo. Per cui questo spazio conterrà anche aspetti prevalentemente culturali, quindi delle mostre al primo piano, mostre temporanee, incontri con autori, incontri con ceramisti. Qui già oggi abbiamo la produzione del Persolino, Persolino Strocchi con i loro vini, i loro prodotti, le loro essenze. Quindi insomma una vetrina un po' del territorio che vuole raccontare la nostra identità con l'occhio in due direzioni. Da un lato un servizio per i nostri cittadini che troveranno, credo, con una certa facilità e agilità anche, no, il modo più semplice per acquistare la nostra ceramica. Due, invece, per i turisti, che credo abbia dimostrato anche l'esperienza natalizia, ci chiedono sempre di dare proposte di questa natura. Ecco, ricordo che questo spazio sarà aperto anche la domenica, sarà chiuso il lunedì, però sarà aperto dal martedì alla domenica, e poi, essendo uno spazio anche così culturale, potrà giocare un po' sugli orari, quindi la sera sarà spesso aperto, quando succederanno eventi avrà un orario flessibile. Credo che i nostri ceramisti abbiano dimostrato grande senso di responsabilità e di squadra, e noi abbiamo fatto il nostro pezzo e insieme abbiamo centrato un bel obiettivo.